si augura che e farà tutto quello che è in suo potere, e si addivenga a chiarire nel modo più assoluto le situazioni in campo, sia per quanto riguarda il Tribunale ed eventuali responsabilità anche specifiche, e attraverso naturalmente il rispetto della legge, di ciò che prevede la legge relativamente a procedimenti magari penali aperti oppure a seconda di quanto prevede la legge per quel che riguarda l'ordinamento giudiziario, i consigli ordinari e plenari che devono stabilire eventuali necessità di addivenire al sindacato nei confronti di eventuali giudici che abbiano avuto delle responsabilità. Stessa cosa dicasi per quello che riguarda la gendarmeria, perché della gendarmeria dobbiamo dire che permane da parte del governo una sostanziale fiducia, perché riteniamo che ci siano molti gendarmi che hanno a cuore l'interesse di questo paese, ma non ci nascondiamo la possibilità che invece ci siano anche altri che viaggiavano e viaggiano su binari abbastanza diversi. Quindi anche qui c'è la necessità assoluta di andare a fare chiarezza, perché voi capite che se il governo, pur con tutta la buona volontà, sforna leggi che vanno verso la trasparenza, verso un'economia, la costruzione di un'economia più reale, e poi ci sono organismi come il Tribunale, come la Gendarmeria, in parte in sezione del Tribunale della Gendarmeria, che non compiono fino in fondo il proprio dovere, la macchina si inceppa per forza. E allora è nostro dovere, oltre che nostra volontà, di andare fino in fondo affinché nel rispetto delle leggi del nostro paese si faccia piena chiarezza fino in fondo senza tralasciare nulla. Per oggi pomeriggio abbiamo convocato una riunione con il magistrato dirigente e con il facente funzioni di comandante della gendarmeria per avere ulteriori notizie e anche su quelli che possono essere gli sviluppi che ci sono stati all'interno anche di questi due organismi che appunto hanno un comandante e hanno un magistrato dirigente. Quindi la sostanza è che nella sostanza c'è stato una richiesta di indagini da parte della magistratura nei confronti della gendarmeria tardiva, e queste richieste, nonostante fossero passati 8 mesi dalla richiesta, non hanno avuto risposta. Nonostante questo, la causa, insomma, è stata archiviata. E quindi voi capite che questa è una cosa che ci preoccupa molto, che è molto grave, che va approfondita senza tralasciare niente. Questa è la volontà